Ciao amici, dalla tigre che va a strofinare affettuosamente la sua testa sulla pancia di una donna incinta, fino all'orso che semina il panico dopo aver spezzato il vetro del suo recinto con l'aiuto di una pietra. Ecco 10 animali che non sanno cosa sia un vetro. La sequenza che stai per vedere mostra quanto l'istinto predatorio rimanga vivido tra le belve. Una famiglia si era recata nel grande zoo di Dublino, il quale ospita ogni anno più di 1 milione di visitatori. All'interno di questa famiglia c'era un bambino che non avrà avuto più di 10 anni. Il suo grande desiderio era quello di vedere i leoni e le tigri. Questo zoo è suddiviso in più spazi tematici, ognuno imita più o meno l'ecosistema naturale. Così questa famiglia poteva passare dalle pianure africane, popolate da giraffe, gorilla e da zebre, ai margini dell'Artico, in cui potevano vedere dei pinguini o dei lupi grigi. Il bambino voleva soprattutto ammirare le tigri siberiane, che si trovavano appunto in quest'ultimo posto, ma non era sicuro di vedere il bel felino perché il recinto è vasto e il visitatore, il quale non può entrarvi, può vederne solo una parte attraverso il vetro spesso. La famiglia ci andò ed ebbe il piacere di vedere sul fondo la sagoma dell'animale temibile. Il bambino, tutto contento, si lascia fotografare, ma voltando le spalle alla tigre ha stuzzicato il suo appetito, o perlomeno la sua natura feroce, perché la tigre era subito balzata dal suo monticello con l'intenzione di buttarsi sul bambino, ma la corsa della tigre venne interrotta dal movimento veloce del bambino che si era voltato a causa delle urla di stupore fatte da sua madre. La belva rimase paralizzata durante questo breve istante, poi si lanciò di nuovo appena il bambino aveva distolto lo sguardo. La belva furiosa si abbatté sul vetro. Senza questo ostacolo protettivo, il felino avrebbe mangiato in un sol boccone il bambino. Gordon Buchanan è un produttore di documentari sulla natura che lavora per il canale britannico BBC. Nel 2013 doveva girare delle sequenze sugli orsi polari. Per realizzare bene il suo lavoro, non voleva soltanto introdursi nel territorio degli orsi polari, ma voleva anche essere il più vicino possibile a loro. Quindi, con la sua squadra, si era recato nel cuore di un arcipelago della Norvegia e là si chiuse in una gabbia in plexiglass. In quel riparo molto resistente, aspettò pazientemente l'arrivo dell'orso polare. L'orso venne e, come ci si aspettava, manifestò un estrema curiosità. Tuttavia ebbe successivamente dei problemi inaspettati. Infatti, le autorità norvegesi gli rimproverarono di aver turbato la tranquillità dell'orso polare, cosa che era vietata dalle leggi ambientali della località. Il loro argomento era quello che, se l'orso avesse trovato il mezzo per spezzare la gabbia, la squadra lo avrebbe infallibilmente ucciso con un colpo di fucile. In virtù di questa ipotesi, venne condannato a una multa di circa 7.000 euro, ma infine questo inconveniente non lo ha impedito di realizzare molti altri documentari negli anni successivi. Nello zoo di Henry Durley, nel Nebraska, Stati Uniti, un gorilla si è guadagnato una certa fama. Il suo nome è Kijito. Per gli etologi, vale a dire i ricercatori che si interessano del comportamento animale, questo gorilla è un argomento di studio edificante. Questo maschio potente sopporta molto meno bene la sua cattività dei suoi consimili. È focoso, ombroso, impaziente e brutale. Non ama essere infastidito dai visitatori. Il suo comportamento feroce e imprevedibile è quello che viene chiamato scientificamente la stereotipia. Un giorno era come al solito scontento dell'attenzione puntata su di lui ed ebbe una reazione violenta. Oltre al recinto in vetro, una bambina gli faceva continuamente dei segni con la mano. In un battibaleno, il gorilla si lancia e balza sul vetro con un'energia tale che provocò delle crepe. Ma nessuno, nemmeno la bambina, si era spaventato. Come lo abbiamo detto, gli sfoghi di questo gorilla erano noti. Non era la prima volta che tentava di colpire dei visitatori. Alcuni aspettano persino questo movimento di furia spettacolare. Così, questo gorilla, che in natura avrebbe spaventato tutta la foresta, non può né essere tranquillo né intimidire i curiosi in questo zoo. Non capita a tutti gli animali di danneggiare i vetri del loro recinto. Bisogna che l'animale abbia una muscolatura potente. C'è il gorilla di cui abbiamo appena parlato e c'è l'orso grizzly. La sequenza si svolge in uno zoo del Minnesota, negli Stati Uniti. Il recinto ospitava 3 orsi grizzly, i quali erano stati raccolti in natura mentre erano orfani. Uno di loro sopporta male la cattività e la presenza continua di persone davanti al vetro. Un giorno, che era più irritato del solito, lo mostrò in un modo che spaventò tutti. Si era impossessato di una grande pietra sul suo cammino, grazie alla quale spezzò il primo strato di vetro. L'orso avrebbe potuto benissimo caricare l'ostacolo e danneggiare il vetro, come aveva fatto il gorilla Kijito, perché non c'era una differenza di massa tra l'orso grizzly e il gorilla. Tuttavia, l'orso aveva scelto un altro metodo che pagò proprio con le sue cure, perché lo zoo dovette chiudere momentaneamente. I responsabili dovevano ordinare e sistemare una lastra di vetro su misura e questa operazione avrebbe impiegato più giorni. Gli orsi sarebbero stati tranquilli nel frattempo, ma quando la sostituzione sarà effettuata, i visitatori non tarderanno a
a tornare. Siccome questo evento ha fatto molto parlare, è molto probabile che questi orsi saranno ancora più disturbati di prima. Ora andiamo in Libano, in uno zoo che ha l'originalità di procurare ai visitatori un'immersione più grande e più viva. Due ragazze si erano recate per vedere da più vicino possibile un leone nel suo recinto. L'assetto dello zoo era progettato per creare dei faccia a faccia indimenticabili con gli animali più rari e imponenti. Infatti, i visitatori penetrano innanzitutto in un passaggio con soffitto basso che sfocia in una piccola superficie di pietra all'interno del territorio dell'animale, un leone nella fattispecie. Questo piccolo spazio è ovviamente chiuso da ogni parte da vetri spessi. Le due libanesi erano quindi felici di avvicinarsi a questo felino, il quale non condivideva la loro gioia. Vediamo il leone agitare freneticamente le zampe e provare a raggiungere le prede inaccessibili. Per le ragazze era un momento memorabile. Invece, per la società Animal City Lebanon, che ha diffuso queste immagini, era una scena scandalosa che bisognava condannare. I commenti ingiuriosi piovevano sulle due donne. Era dato loro delle idiote crudeli, cosa che è piuttosto sorprendente perché non fanno nulla in più di quello che fanno solitamente le persone che vanno in uno zoo. Le immagini che stai per vedere mostrano meglio di quelle precedenti a cosa possa somigliare il comportamento stereotipato di un animale, ma definiamo innanzitutto questo termine di stereotipia, proveniente dalla psichiatria, ma che ha applicazioni nelle scienze del comportamento animale. Si tratta, in un animale, di un insieme di azioni incoerenti, ingiustificate e insolite. Per esempio, girare in cerchio, mordersi la coda, leccarsi eccessivamente. Questi comportamenti, i quali possono essere pericolosi per l'animale, testimoniano in genere il loro stato di disturbo psicologico. Torniamo alla nostra sequenza. Questa volta si tratta del Markhor, una specie in via d'estinzione e che vive solo in una parte dell'Himalaya. Questo Markhor sembra disperato, è da solo e si annoia. Una persona lo ha filmato per diversi minuti e lo spettacolo che offre alla vista conferma questa impressione. Vediamo il Markhor, con le sue corna imponenti e il suo pelo argentato, mentre prova a spezzare il vetro spesso di 5 cm. Benché assuma un certo aspetto satanico quando si impenna, non possiamo impedirci di essere dispiaciuti per lui. A tratti gira su se stesso e sembra eseguire dei trucchi da circo, ma in realtà sono dei sintomi di disturbo e di ansia. Allo stesso modo ha questa ostinazione a spezzare un vetro troppo solido, anche a costo di ferirsi, e testimonia quello che gli scienziati chiamano l'aggressione autodiretta. Questi comportamenti purtroppo non sono rari negli zoo. Più di qualsiasi altro animale, la scimmia ha comportamenti inaspettati, comici. A volte i loro comportamenti si avvicinano così tanto a quello degli umani che è difficile dare loro un significato che non sia equivoco. Ad esempio, questo cucciolo scimpanzé è stato filmato in uno zoo mentre si dedica a un'occupazione molto curiosa. Infatti, davanti ai bambini che lo osservano, il giovane scimpanzé provava un dolce piacere a leccare per lunghi secondi il vetro. Questo momento di sensualità durò più minuti. La scimmia inumidì così molti angoli del vetro e dopo aver finito si allontanò serenamente dopo essersi strofinato per qualche istante alla superficie di vetro. In queste immagini una bambina ha provato un vivo piacere divertendosi con una tigre. Un vetro spesso separava la bambina e il felino che faceva il bagno in un laghetto artificiale. La ragazzina, circondata dai suoi genitori, ha innanzitutto provato ad animare la tigre, che si accontentava di fare andirivieni. Quando iniziò a saltare, la tigre si eccitò subito, si drizza e muove le zampe allo stesso tempo della ragazzina che rideva molto. Questa scena sembra carina perché la tigre non sembra aggressiva e sembra divertirsi anche lei, ma non c'è da dubitare che se il vetro non si fosse trovato tra loro, la tigre avrebbe proprio giocato in un altro modo con la bambina. Una ragazza americana di nome Natasha era incinta di 6 mesi e si era recata con la sua amica in uno zoo dell'Indiana, negli Stati Uniti. E se dovesse ricordare un'impressione durante questa gita, sarebbe quella che le ha ispirato una tigre tenera e pacifica. Mentre stava in piedi davanti alla tigre, divisa da lei dal recinto in vetro, il felino ebbe una reazione sorprendente. Infatti sembrò intenerirsi vedendo la gravidanza della futura madre. La tigre dondolò la testa dove c'era la pancia della donna incinta in un movimento chiaramente affettuoso. La donna ne fu commossa, ma la comunione tra la belva e il bebè durò solo qualche secondo, dopodiché la tigre se ne andò e si immerse nelle profondità del suo recinto. Ma per Natasha quel momento sarà conservato come un ricordo che racconterà sicuramente al suo futuro figlio. In uno zoo americano questa donna, che ha un tutore al piede e un monopattino per facilitare i suoi spostamenti, si presenta davanti al recinto di un leone. Rimane immobile, aspettando la reazione del grande felino. Possiamo supporre che quest'ultimo ha raramente l'occasione di vedere, al posto di un piede umano, questo piccolo veicolo a quattro ruote. Ma nei primi secondi non manifesta nessuna reazione. Rimane immobile come una statua. Poi improvvisamente si drizza e si agita energicamente. Dopodiché è lungo disteso sul suolo ed effettua questi movimenti frenetici che i possessori di gatti conoscono
conoscono bene. È un comportamento che sembra mimare una pedalata. A quanto pare il monopattino lo divertiva. Bisogna dire che l'entusiasmo del leone è comico. Per quanto riguarda la donna, era stupita e divertita davanti a questo leone che aveva iniziato ad imitare l'amoreggiare di un gatto affettuoso e spiritoso. Così si conclude questo video. Come al solito, non dimenticare di dirci le tue osservazioni nella sezione commenti. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!